siamo alla vigilia di una gara molto importante con il Novara, una gara da non fallire. Sì, una gara importante perché ne mancano sempre meno al, al giro di boa, però è una gara importante perché è la prima che arriva, come è stata importante le precedenti, quindi noi dovremmo pensare a, a questa gara e a cercare di dare il massimo. Incontreremo la squadra più forte del campionato, del più in forma del campionato, ma sicuramente la squadra andrà in campo senza paura. Quella mai, noi dovremmo avere, come è giusto che sia, il massimo, come l'abbiamo avuta e l'avremo per tutte le squadre che andiamo a incontrare, il massimo rispetto. È una squadra che sta benissimo, che sta facendo benissimo anche dal punto di vista dei risultati in questa parte di campionato, e ha comunque una rosa importante, una rosa di qualità. Adesso è una squadra che secondo me può fare benissimo, arrivare benissimo nei primi posti della classifica e giocarsi playoff, perché ha dei giocatori di qualità. Si prospettano tre partite nel giro di una settimana, hai in mente un turnover oppure pensiamo soltanto alla gara con il Novara? No, noi pensiamo alla gara con il Novara, adesso non so se magari a, a marzo, aprile potrei dare una risposta diversa, ma secondo me a dicembre c'è bisogno di fare troppo turnover, troppe cose, ma a meno che c'è proprio una situazione che evidenzia un recupero scadente da una partita all'altra, ma in questo momento non ci sono queste sensazioni. Una gara importante anche per onorare il 21° anniversario della morte di Costantino Rossi. No, questa è la cosa veramente importante, per ricordare una persona che ha fatto l'Ascoli, che ha portato l'Ascoli sulle prime pagine della, della storia del calcio italiano. Quindi quello sicuramente, noi cercheremo di fare il massimo per onorarlo al meglio. Mister, anche in questa partita dovrà fare a meno di diversi giocatori, ci sono diversi problemi muscolari dall'inizio della stagione che sono capitati alla squadra bianconera. Può secondo lei essere di questo problema una causa appunto della preparazione atletica? Guarda, io l'ho detto già una volta in conferenza stampa questa cosa qui. Qui il responsabile di tutto, di tutti i lavori, della parte atletica, della parte tecnico-tattica è sottoscritto. E lo staff sono i miei collaboratori. I dati mi dicono, confrontandoli con i lavori che abbiamo fatto, col modo di lavorare che abbiamo avuto in queste stagioni, che il modo di lavorare che abbiamo è quello corretto. Quindi gli eventuali problemi che ci sono andranno le motivazioni andranno ricercate da altre parti, non nel modo di lavorare sul campo. È chiaro che è una cosa su cui stiamo ragionando e che stiamo valutando qual è il problema per poi porre il giusto rimedio. Al mercato ci pensa? No, perché la mia più grande vittoria sarebbe quella di poter dire che tutte le scelte fatte in estate sono state quelle corrette. Io devo cercare di... mi sono sempre ritenuto un allenatore aziendalista e cerco di mettere in evidenza questa caratteristica. Sono state fatte delle scelte e la cosa più bella sarebbe quella di poter dire che le scelte fatte all'inizio dell'anno sono quelle giuste. Il mio lavoro è quello di mettere i giocatori e tutti nelle condizioni di poter dimostrare al massimo il loro valore.